E sono Carlo D'Angelo, titolare dell'azienda omonima. Nell'86 siamo partiti, eravamo in tre persone che lavoravamo in azienda. Poi abbiamo raggiunto il culmine alla fine degli anni 90. Siamo state una delle aziende che si è automatizzata per prima nella zona. Ci siamo attrezzati con dei sistemi CAD/CAM e con delle macchine CNC. Abbiamo cercato di essere sempre all'avanguardia nel settore e di acquisire le migliori tecnologie. Oltre questo, abbiamo cercato anche di essere presenti nei vari mercati mondiali e siamo stati presenti nei 5 continenti. Però poi purtroppo, fra le varie crisi, oggi ci siamo ridimensionati molto e diciamo, alcuni mercati sono completamente spariti. Siamo abbastanza resistenti sul mercato locale. E sul mercato italiano lo copriamo completamente tutti i materiali e la tipologia di stampi per il settore calzaturiero e nei vari materiali. Questo è il nostro ultimo arrivo ed è una macchina importante come dimensioni perché abbiamo 2200x700. E poi è una macchina con una lavorazione a 5 assi, che può lavorare a 5 assi. È una macchina italiana. No, io, quando possiamo, compriamo macchine attrezzature italiane, quando possiamo. Ed è veramente un'eccellenza nella tecnologia, nell'ultima tecnologia che oggi abbiamo. Reparto progettazione, dove siamo attrezzati con dei sistemi CAD/CAM per progettare e per dire alle macchine, per dire alle macchine quello che devono fare. Anche qui siamo tecnologicamente abbastanza avanti, abbiamo macchine di misura, macchine di scansione, ottiche, meccaniche e siamo abbastanza preparati, anche se qui dovremmo fare delle innovazioni che in questo momento però stiamo temporeggiando per via della situazione poco chiara che c'è in questo settore e nell'economia in generale. In questo reparto qui abbiamo il reparto aggiustaggio dove si fa ancora, nonostante la tecnologia, nonostante le macchine sempre più performanti, abbiamo sempre bisogno dell'apporto dell'uomo che fa alcune lavorazioni, alcuni ritocchi e alcuni, proprio si chiama aggiustaggio, che nessuna macchina finora riesce a fare. E non si prevede che riesca ancora per il prossimo futuro. Perciò ecco, qui c'è proprio la parte manuale, l'ultima parte manuale, la messa a punto e i piccoli dettagli che solo l'uomo fortunatamente ancora può fare. Questa è la parte dove facciamo il test degli stampi e per arrivare al prodotto finito. Noi qui facciamo il primo test prima di consegnare gli stampi affinché il cliente abbia meno possibile dei problemi nella produzione e qui c'è proprio sono delle macchine uguali a quelle di produzione per fare il test degli stampi.